Un altro esempio è quando si dice che il rock e il metal sono satanici e che quindi quella non sia buona musica. Oltre ad essere una generalizzazione indebita e una fallacia dell'uomo di paglia, è un'argomentazione ad hominem, perché invece di tentare di fare una critica musicale che cerchi di dimostrare che musicalmente parlando non è buona musica, si accusano questi generi musicali di qualcosa e con ciò si cerca di far derivare il fatto che siano pessima musica. Allora, io non posso dilungarmi troppo parlando di musica, ma sono stato costretto ad ammettere, con mio grande stupore, misto anche a dispiacere, che degli assassini satanisti, omofobi, che bruciavano le chiese e in certi casi anche i nazisti, hanno fatto per ottima musica. Un conto è criticare la persona, un conto è il prodotto musicale o artistico, o anche filosofico. Basti pensare al caso di Heidegger, che era uno straordinario filosofo, ma era un convinto nazista antisemita. Per criticare la persona non è criticare l'arte. Un altro esempio è quello degli alieni e di Darwin. L'ufologia, il darwinismo e i dinosauri sono un'invenzione per dimostrare che Dio non esiste e che le religioni sono sbagliate. Anch'essa è un'argomentazione ad hominem. Io non so se gli alieni esistono o no, o se Darwin dicesse il giusto, oppure di che razza di animali camminassero sulla Terra 100 milioni di anni fa, ma solo perché qualcuno l'ha strumentalizzato e magari modificato, si può dire, certe idee non significa mica che siano sbagliate. E tra l'altro, bisognerebbe proprio vedere se tutte queste cose veramente dimostrano che Dio non esiste, o se le loro falsità dimostrano che Dio esiste. Peraltro, passa di fatto che scientificamente parlando va dimostrato che un organismo alieno non può esistere. Comunque, vabbè, ho visto che su Darwin qualche cosa l'avete detta. Però fondamentalmente il sottofondo era sempre di natura religiosa. Però voglio dire, non saprei come valutare effettivamente le argomentazioni di natura più biologica. Però, fondamentalmente, quello che sento dire da voi è che Darwin deve per forza avere torto, altrimenti Dio non esiste. Questo va dimostrato, e va dimostrato anche che avesse torto. Un esempio che vi ha fatto letteralmente fare una bruttissima figura è stato quando avete pubblicato un articolo di Facebook di Cosai dove dicevate che la teoria eliocentrica e tutta la fisica moderna sono una cavolata perché il geocentrismo implicherebbe che esiste Dio e invece la fisica moderna è atea, oppure gnostica, panteista, immanentista. O comunque in disaccordo con il cristianesimo. E quindi la Chiesa avrebbe fatto bene a condannare Galileo. A parte il fatto che non tutti sono d'accordo sul motivo della condanna di Galileo, sta di fatto che personaggi come il cardinale Cusano parlavano già di eliocentrismo, anche se nemmeno qua sono d'accordo tutti completamente su che posizione avessi di preciso, qui non ci interessa. Comunque l'eliocentrismo esiste a prescindere dalla Chiesa. Molto prima del cristianesimo. In ogni caso, siete proprio sicuri che l'eliocentrismo, la relatività e la fisica quantistica neghino Dio? Io non sono mai andato nello spazio per vedere se il Sole gira attorno alla Terra o il contrario. Quindi non saprei. Da assurdo potreste anche avere ragione voi. Ma non è così che si dimostra che Galileo e Copernico si sbagliavano. E comunque le argomentazioni, diciamo, scientifiche che c'erano nell'articolo sembrano un aspetto del tutto marginale del testo. Ci sono, non saprei come trattarle effettivamente, non saprei dire se avete ragione o torto, o se rispondono al vero. Non bisogna vedere se veramente quel famoso esperimento di cui parlate voi dimostrava il geocentrismo. Però si parlava di fede e religione dall'inizio alla fine del testo, si cita addirittura la Bibbia, per cui si sembra che fondamentalmente si sia andato a scegliere una cosa che potrebbe dare credibilità a una tesi di tipo teologico, non scientifico.